Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Siamo con i Santi Francesi, benvenuti, bentrovati ad Alessandro De Santis e Mario Francese. Come va? Come va? Pronti per il palco di Sanremo 2024? Grazie innanzitutto dell'invito. No, non ancora. Perfetto, era la risposta che volevo. No, grazie a voi per esserci, perché insomma immagino che siete un po' agitati, un po' emozionati, no? Certo, siamo nel pieno del tornado pre-sanremese, arrangiamenti, abiti, movimenti di camera, scelte, non scelte, siamo in una bella tempesta sicuramente, ma stiamo cercando di rimanere con i piedi per terra, belli incollati al suono e pensare essenzialmente all'esibizione. No, anche perché ora incrociamo le dita, però avete vinto Musicultura nel 2021, X Factor nel 2022... Che manca? La buttiamo là così. Sarebbe un sogno, non succederà, ma sarebbe molto bello sicuramente. Ok, andiamo. Stiamo scherzando ovviamente, anche per così smorzare un po' la tensione. Allora, a Sanremo Giovani avete portato una canzone che si chiamava Occhi Tristi, a Sanremo 2024 portate L'Amore in Bocca. Allora, io l'ho ascoltata, e non perché siete qui davanti a me, ma mi è piaciuta, ma insomma voi ci piacete. E ti leggo soltanto, senza spoilerare tutto il testo, no? Allora, mi hai lasciato con L'Amore in Bocca, senza farlo apposta, poi eccetera eccetera, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro in un mare calmo. Allora, a casa mia questo si chiama mettere le mani avanti. Cioè, nel senso, no? Non ti aspettare, ecco. Sì, esatto, per togliere tutto quanto e per ridurla proprio all'osso è esattamente quello, è mettere le mani avanti, quella frase. E trovo che mettere le mani avanti ed essere sinceri poi alla fine, soprattutto quando si incontra una persona importante e si vuole stabilire un rapporto molto importante con quella persona, si deve essere sinceri, trasparenti fin da subito, e dipende dai momenti in cui si incontrano le persone nella vita, e ci sono periodi in cui la tua testa è in certi posti e periodi in cui la tua testa è in altri, senza poi andare nello specifico e raccontare nulla di estremamente preciso. Però sì, io ho sicuramente sentito il bisogno, come anche Cecilia, che è la ragazza che ha scritto con noi il pezzo, Cecilia Del Bono, entrambi abbiamo sentito forte il bisogno di dire a qualche persona: non siamo un porto sicuro in un mare calmo, quindi ci sarà da faticare, ma questo non vuol dire che non si possa fare. Comunque si parla d'amore in ogni caso, no? Cioè in questo contesto si parla d'amore, anche se è un testo, l'ho trovato un po' criptico, no? Un po' misterioso, soprattutto mi sembrava, passatemi questa cosa, come se stessi vedendo un reel, sai quelle foto, quelle immagini, no? Tutte attaccate che poi formano un video, ecco, l'ho visto un po' così, non so se è sbagliata questa cosa o se era quello che volevate, l'effetto che volevate, insomma, l'ho visto molto a immagini veloci. No, ci fa molto piacere in realtà questa cosa, credo che sia la prima volta che ce lo sentiamo dire da qualcuno, e ci fa super piacere perché è esattamente il motivo e il modo in cui noi scriviamo le canzoni, per far sì che siano tante piccole immagini una dopo l'altra, molto spesso più ancora che concentrarci sull'importanza del messaggio o di tutto ciò che sta passando. L'importante per noi è che ci siano delle suggestioni, e soprattutto l'importante è lasciare abbastanza spazio a chi ascolta per capire, interpretare nel modo che vuole quello che sta ascoltando. Se tu indirizzi troppo, è troppo facile. Poi, come dicevamo prima, avete partecipato a Talent, Amici in un'altra vita, però insomma poi c'è stato X Factor, poi Musicultura, che non è un talent, ma comunque, ecco, e Sanremo in tutto ciò dove si pone? Cioè, perché adesso Sanremo? E perché proprio adesso? Che voi tra l'altro potevate anche proporvi, no? Senza passare per Sanremo Giovani, per dire, invece siete passati per Sanremo Giovani, e perché il festival? Forse non c'è una risposta specifica a questa domanda, non sappiamo perché in questo momento, l'abbiamo accolto a braccio aperto ovviamente, perché non ce lo siamo neanche programmati per quest'anno in realtà, e abbiamo provato, perché come è la terza volta comunque che proviamo, ci si è presentata l'occasione e il pezzo è piaciuto, entrambi i pezzi sono piaciuti, perché alla fine è il concetto, cioè deve piacere il pezzo. Sì. E, cos'altro dire, non,
è capitato forse nel momento giusto, perché è stato un anno pieno di soddisfazioni, e così continuiamo, speriamo di continuare ancora questa salita, che è una salita, cioè è una, sono tante altre, una vetrina come le altre, e chiaramente che si porta dietro un sacco di storia, e quindi ha una, certo, ha un'importanza grande, ovviamente. Infatti, devo dire che sono molto diverse tra loro, no? Musicultura è una, certo, cosa, X Factor è un'altra, Sanremo è un'altra, quindi avete un po' chiuso il giro, cioè state chiudendo il giro, insomma. Non c'è secondo me molto da programmare in questi casi, e ultimamente sono sempre più convinto del fatto che tu puoi essere bravo, giusto, perfetto o brutto, cattivo e imperfetto finché vuoi. Il punto è che devi rappresentare qualcosa per qualcuno, sì, in un determinato momento. E credo che noi andremo di pari passo con il mondo che ci cambia intorno, e nel momento in cui una fetta, si spera e si auspica per noi, sempre più grande di persone si sentirà rappresentata da quello che diciamo, da quello che scriviamo e da come siamo e da come vogliamo porci, anche tramite il trattamento dei social o il trattamento umano nei live, noi perderemo o guadagneremo pubblico, e tutto siamo noi in mezzo al mondo. Alla fine bisogna cambiare, bisogna aiutarsi a vicenda. Avete un incubo su Sanremo? Tipo, oddio, mi scordo le parole, oddio, inciampo, oddio, mi viene la tosse? Mi sto tranquillizzando, sono molto felice di questo. No, allora, per quanto dice, riguarda... no, non c'era venuto in mente, però potrebbe anche accadere. Dal punto di vista dell'esibizione, sì, vabbè, queste sono tutte cose che possono succedere, ma in ogni live, quindi non è una preoccupazione su Sanremo. E io credo che si debba essere molto, molto attenti. Credo fermamente che proprio in quanto, quando si diventa dei personaggi pubblici, si debba, per quanto noi non siamo così famosi, non siamo ancora nessuno, però per dire, si debba avere un'attenzione millimetrica nei confronti di quello che si dice, di come lo si dice, perché non è sempre giusto influenzare le persone basandoti solo su quello che pensi tu. Quindi forse l'unica parte che mi preoccupa, tra virgolette, è tutta la parte di assalto che c'è in quei giorni. Per quanto riguarda l'esibizione, alla fine quello che facciamo noi nella vita è suonare e cantare, quindi speriamo che sia quella quotidiano, insomma, è il caos un po' che vi... Io ho una paura molto più banale che potrebbe ripresentare, è già successo X Factor questa cosa. No, che... non dire quello. X Factor alla fine è stato bellissimo perché non ha funzionato il piano per l'ultimo pezzo del... No, cos'era la prima in finale? Sì, vabbè, in finale comunque in un pezzo non ha funzionato il piano, quindi tra l'altro questo qui si è dovuto fare tutto il pezzo a cappella, non so come abbia fatto, e quindi... Speriamo che non ricapita Sanremo, però non credo. Però memory di eventi passati, possiamo fare così. Ragazzi, esatto, al piano, se ripartiamo. A proposito di cantare appunto a cappella, l'ultima curiosità proprio per voci.fm, e la tua voce come la definisci, Alessandro? E soprattutto, insomma, noi l'abbiamo sentita a tratti soffiata, a tratti più intensa, tu come la definisci? E soprattutto, insomma, ti rendi conto che è un grande strumento, te ne prendi cura in modo particolare? Sì, è un... allora, quello della mia voce, in realtà io non ne parlo mai di questa cosa, infatti nessuno la sa e sarai forse la prima persona a cui lo dico. Bene. Ma non, a me non piace la mia voce, non credo mi sia mai piaciuta e credo che non mi piacerà mai fino in fondo. Tutte le volte che noi scriviamo una canzone o che facciamo un pezzo, io sento che c'è qualcosa che tira indietro quel pezzo, e nella maggior parte dei casi lo sento proprio nella mia voce. Non sono un grandissimo fan di me stesso. Per quanto riguarda il mio modo di usarla, invece, sono secondo me ancora molto ancorato all'uso italiano della voce. Se si sente soprattutto il panorama musicale internazionale, si sta gridando sempre meno, c'è molto soffiato, ci sono questi ritornelli molto canticchiabili paradossalmente. Io sono invece, siamo ancora in una fase un po' più distruttiva, che però va molto a pari passo con l'Italia. Noi in Italia stiamo molto per il bel canto, e nel momento in cui uno piazza l'acuto di un quarto d'ora, magari un po' graffiato, esatto, vuol dire che canta bene. Se poi si va a esaminare bene quello che sta succedendo in giro per il mondo, in realtà le cose cambiano.
mi prendo cura nei limiti del possibile, sì, della mia voce, potrei sicuramente fare meglio. lo confermo, lo confermo, se non dire niente. Però sì, questa è la risposta. Adesso la casa è bianca. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo, un immenso 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 in bocca al lupo per Sanremo. Ciao, siamo i Santi Francesi, scusa, e mandiamo un bacio gigante a tutti gli ascoltatori di Voce FM e basta. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola, dalla natura un aiuto per la tua voce. Voxil.it.